sempre, lo so. E tu sei da sola, piccolina. Adesso ci sono io con te. Non sei più da sola. Cosa stavi facendo di bello? Stavi giocando? Brava, con cosa? Fammi vedere. Ah, che bello, con la pasta da modellare, bellissima. Sì, sì, volevo regalartela anch'io, ce l'hai. Non ti manca, vero? Ne hai tante. Fantastico. Ma fammi un po' vedere, sì, sì, continua pure. Cosa stavi facendo? Le costruzioni? Cosa creavi? Hai visto che tempo che c'è fuori? C'è un vento fortissimo. Fortissimo, sì. Un vento che muove anche le tende della casa della vicina. Non è mai a casa la vicina, vero? Sei da sola, sì. Se avessi bisogno, già i nonni sotto. Bene, meno male. Ma se vuoi, guarda, glielo dico poi stasera a tua mamma quando torna. Sì. Mi chiami? Vuoi il mio numero? Te lo lascio. Lo lascio a te, tu lo dai alla mamma. Tua mamma ce l'ha già il mio numero, sì. Lo vuoi anche tu? Così mi chiami tu, se hai bisogno. Certo, sì, ma lo lascia tua mamma, ma ce l'ha già il mio numero. Sì, che poi magari lo perdi tu perché sei un po' sbadata, vero? Sì. Ma sì, succede. Piccola, ricordami quanti anni hai tu. 10. Eh beh, caspita, sei quasi maggiorenne. Sei già grande, dai. E che scuola fai? Brava. E quando compi gli anni? Posso fare? Perfetto. Io li compio tra una settimana. Lo so. Sì, sorpresa. Grazie. Auguri in anticipo anche a te. Guarda, se non c'era il vento che non pioveva, ti direi andiamo a fare una passeggiata. Però, meglio di no. Ci sono i vicini, sì, qualcuno c'è. Fanno sempre rumore questi qua tutti i giorni. Mi hai detto sì. Sono fastidiosi. Tu anche quando dormi li senti sbattere. Le porte, i mobili. Traslocano. Vabbè, abbi pazienza. La gente traffica. Sono tutti indaffarati, tutti impegnatissimi. Lo so. Tu continua pure, sì. Continua pure. Guarda, sì, stavo facendo un po' di tapping su questo rossetto bellissimo. È quello che indosso, sì, ti piace. È marrone, se vuoi poi te ne metto un po', guarda, lo faccio subito. Metti la labbra così. A cuoricino. Guarda, è pure quasi finito. Senti che profumo che ha. È fantastico. Ok, tesoro, sì. Però lo togliamo prima che arrivi la mamma, eh. Perché sennò poi mi sgrida che ti ho fatto mettere questo rossetto da adulta. Vabbè, che a 12 anni sei quasi adulta. Scrivere allora? Direi di sì, se no. Certo, ho capito, sì. Devo guardarti i capelli. Il vento, sì, di prima ho preso un sacco di vento anch'io a venire qua. Sì, a piedi sono venuta, abitiamo a 5 minuti di distanza. Mi sono fatta una passeggiata, guarda, non pioveva ancora quando sono arrivata. Adesso piove forte, sì. Io ho anche i vestiti stesi fuori. Vabbè, peccato. Comunque la scrittrice è un bellissimo lavoro, complimenti tesoro, sì. Complimenti davvero. Brava, hai già le idee chiare per avere 12 anni quasi. 11. Bravissima. Guarda, ti sposto un po', calmati qua. Sì, io non ho niente da fare, no. Se vuoi facciamo quello che vuoi. Dimmi tu cosa vuoi fare. Sì, c'è chi fa rally fuori in strada. Con la pioggia poi si divertono a fare rally. Vedessi che macchine che hanno. Lo sai che macchine hanno gli altri? Esci di tanto con le tue amiche, due amichette. Brava, la passeggiata col sole, bravissima. Avete
croce di glitter. E poi vista, da fucsia diventa grigia, bianca, grigia, argento. È stupenda. Sì, bellissima. È solo mia, è solo mia. Guarda, è piena di scontrini, di foglietti, di post-it. Guarda che bella. È stra rilassante, sì. Sì, sì, l'ho pagata pochissimo. È una meraviglia sta agenda. Diventa tutta così, argentata. Se ti piace argento, la puoi lasciare argentata. Guarda che bella, è stupenda. A me piace di più fucsia, se no facciamo uno strato così. È uno strato fucsia, una pagina così. Guarda che bello, con la luce, guarda che meraviglia. È stupenda. È una pagina così. E indietro così, o il davanti così. Vediamo da che parte. Sì, questo è il davanti. Il davanti lo facciamo così. E il dietro lo lasciamo fucsia. Così accontentiamo tutte e due. Sia tu che io. Ok? Eh sì. È bellissima, tesoro, sì.